Devo ricominciare a vloggare. Mi sono anche truccata, pensa a te. Allora, aspetta che faccio partire qua l'audio, altrimenti il microfono della Sony, scusate, fa cagare. E bentornati finalmente dopo 9 mesi nei miei vlog fatti in casa, homemade. Ne ho fatti solo 2 prima. Avevo parlato dei tatuaggi per gli assistenti di volo e delle domande frequenti per gli assistenti di volo. Sono passati 9 mesi e sono cambiate praticamente giusto un paio di cose nella mia vita. In realtà è cambiata tutta la mia vita e sono passata dall'essere un assistente di volo a essere un'espatriata a Phuket. E oggi ho intenzione di fare un vlog molto personale. Non ho intenzione di fare elenchi, cose, consigli. Voglio solo condividere, cercando di essere abbastanza stretta nei contenuti. E voglio condividere con voi quello che è stato il mio percorso che mi ha portato a vivere in questa isola di pazzi, fondamentalmente, che però amo alla follia. Allora, è iniziato tutto 2 anni fa circa, quando, dopo aver passato un periodo della mia vita di 3 anni dove ho cercato di ripigliarmi da un ex fallimento di una compagnia aerea, un mio amico decide di fare una vacanza insieme a me. Amico. Perché all'epoca, come è stato fino a pochi mesi fa, ho collezionato una serie di relazioni amorose alquanto disastrose. E quindi io e questo mio amico decidiamo, un po' a cazzo, di partire per la Thailandia. Perché? Perché io avevo fondamentalmente letto un libro di Terzani, che adesso non mi viene in mente come si chiama, è il libro dove lui decide di non prendere più l'aereo per un anno. Sono proprio scema a non ricordarmi il titolo, vabbè, poi magari mi viene in mente o ve lo scrivo. E partiamo. Partiamo e facciamo il giro classico che fanno un po' tutti. Andiamo a Bangkok e a Phuket. Quando arrivo a Phuket mi succede una cosa incredibile. Allora, premessa, ho sognato l'Asia per anni. Quando ho iniziato a volare 11 anni fa, avevano aperto i voli per Bangkok e Phuket, ma io non ce li ho mai avuti nei turni e io vedevo la gente che tornava con queste foto, che tornava con le foto perché non c'era Facebook, o meglio c'era, ma ancora era... vabbè, e vedevo la gente che tornava con queste foto di questo posto, mi ricordo, questi picchi calcarei, queste cose, questo mare verde, questo, e dicevo, boh, sembrava tipo troppo lontano per me, troppo irraggiungibile, troppo figo per me, che ero nata a Mantova e in campagna, che è un posto che amo, non fraintendetemi, ma che... sei lì. E mi sembrava un po' troppo per me. Nel frattempo mi spedivano tutte le settimane a farmi voli alla romana. In ogni caso, ho sempre sognato l'Asia e per varie ragioni negli ultimi anni della mia vita ero riuscita a viaggiare poco per conto mio, ero riuscita a viaggiare tanto grazie all'aviazione, però per fatti miei, la Finlandia forse nel 2005, cioè una cosa fuori di testa. In ogni caso, siamo partiti. Arrivando a Phuket io ho provato una sensazione tipo bah, stavo bene. Questa è una sensazione che non provavo veramente da tanto tempo e forse è un po' l'illusione del turista. Quando vai in un posto nuovo, in un posto esotico, tropicale, tutti sorridono perché sei un turista. E insomma, mi piaceva. Ma la cosa più fondamentale, punto più fondamentale, è stato che io ho smesso in quel momento di avere i patemi per tutte le relazioni d'amore del cazzo che avevo avuto nella mia vita. È come se in quel momento mi fossi tolta un fardello incredibile. Questo è quello che mi aveva dato Phuket, che magari vi fa ridere, però è questa la sensazione. E poi c'è un altro poi, che è stato che sono andata a fare un'escursione in barca e mi è piaciuto talmente tanto il motoscafo e quello che si faceva su questo motoscafo che ho detto, mazza, oh, sai chi c'è? Mamma mia, quanto ci vorrei essere io qua tutti i giorni su questo motoscafo, perché mi sembrava tipo di essere, non lo so, a 30 anni avevo scoperto Gardaland, per i trentenni. Sono rientrata in Italia e mi ricordo già che il giorno dopo, quando sono tornata in aereo, dicevo cose del tipo, io mi trasferisco, vado a vivere in Thailandia, ha, 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 ha. Faceva ridere un po' tutti, faceva ridere anche me. Dopo 3 mesi
e sono ripartita e sono tornata a Phuket. Inizialmente volevo partire da sola e stare via 20 giorni, prendere in mano questa camera e fare dei video, perché nel frattempo stava nascendo la mia passione per i video, una passione che fondamentalmente io era una cosa che non avevo veramente mai pensato di fare nella mia vita, se non che mi piaceva fare qualche cut editing che avevo fatto così per scherzo, così in amicizia tempo fa, era un non lo so, però mi sono comprata questa telecamera, ho detto vado 20 giorni, voglio andare, e voglio andare anche in Cambogia, e non mi ricordo perché volevo andare in Cambogia. Comunque si è aggregato un altro mio amico, siamo partiti, e stare a Phuket un po' più di giorni mi ha permesso di capire se ero scema la prima volta o se ero scema anche la seconda. Sono stata scema anche la seconda. Anche la seconda volta Phuket mi è sembrato il paradiso, perché comunque ragazzi è questo l'effetto che fa Phuket al turista. E quindi nel frattempo, perché sono così, sono tornata in barca, mi sono fatta altre gite e ho fatto video per queste gite. Insomma, mi sembrava di aver trovato la pace dei sensi, fare video, girare, andare in barca, mare, whatever. Sono rientrata in Italia e ho detto ok, è lì che voglio andare. Ma la cosa che proprio mi ha fatto scattare l'input è stata che quando sono tornata in Italia, sia la prima volta che la seconda volta, mi sono completamente disorientata. Casa mia, la casa che avevo preso in affitto 2 anni prima, fatto un botto di sacrifici come facciamo tutti, e che amavo, che avevo arredato, e non la sentivo più mia. Andavo al lavoro e non mi sentivo più mia neanche il lavoro, e sentivo che stavo producendo qualcosa di sbagliato e magari mandavo anche energie negative. Io non lo so, sta di fatto che un bel giorno ho detto sai che c'è, i casi sono due: o mi deprimo o ci provo, fine, ho 32 anni, cosa faccio? Ho fatto che ho deciso di partire, e nel momento in cui ho preso la decisione è stato anche divertente, tipo basta, mollo tutto e vado in Thailandia. E il momento dove effettivamente serve un po' di coraggio è quando inizi a disdire l'affitto della casa, a iniziare a pensare a che cosa prenderti su. Poi ancora peggio quando lasci casa. Io ho lasciato la mia casa e dal momento della decisione a quando effettivamente ho lasciato casa sono passati penso 5 mesi, e lì è stata tosta veramente, penso di pianto, riso, e avevo una serie di emozioni abbastanza contrastanti. Che bello. Ultimo bellissimo sabato sera, l'insegna del buttare via la spazzatura e regalare la spesa. Regalare il prosciutto. Cioè, che poverate. Il giorno della partenza è stato surreale, e ho fatto un viaggio tra l'altro tipo... Poi avevo litigato con quelli del check-in, comunque sta il fatto che... E quando sono arrivata a Phuket le mie sfighe non sono finite, e la mia vita personale, le relazioni, ha avuto un altro sfiga. Però ragazzi, onestamente, non ho voglia adesso di parlare delle mie sfighe amorose. E sono una persona abbastanza sensibile da questo punto di vista, e spero che voi rispettiate questa mia scelta. Magari un giorno, se mi sentirò un po' più sicura di me stessa, vi racconterò cosa mi è capitato. Comunque, grande sfiga. Dopo 3 giorni che sono arrivata, mi sono dovuta trovare una sistemazione veloce, non avevo un posto dove andare a dormire praticamente, e sono andata a vivere il primo mese in un bungalow a Kata Beach, e sono stata un mese, era praticamente ancora bassa stagione, era ottobre, bassa stagione con l'inizio della nuova e dell'alta. Ho vissuto in questo bungalow e ho iniziato a introdurmi nel sistema Thailandia. Dopodiché, a distanza di 3 mesi, sono riuscita a trovare questa casa, mi sono trasferita da sola. Poi è arrivato un gatto che è Andaman, che ho trovato per strada,
un randagio piccolino, era tipo una palla così, puzzava. E poi è arrivato anche un compagno, un ragazzo thailandese, e no, non me lo aspettavo. E penso che comunque lo vedrete, perché non ho assolutamente intenzione adesso di smettere di vloggare, perché finalmente forse avrò un po' di tempo. Quindi mi sono praticamente ritrovata con una famiglia che non pensavo assolutamente che questo potesse accadere, o magari lo pensavo, ma come una cosa che tipo è quando pensi alle cose, tipo quando è che divento ricco, cioè queste cose che non lo sai. E mi sono trovata anche a svolgere una delle attività più belle per me, è che è quella di fare video e lavorare nel social. Quindi smanettare, che poi non è una bella parola smanettare, perché non è che smanetti, cioè smanettare veramente poco. Comunque mi sono ritrovata veramente a rispettare il primo valore che è per me la mia vita, ed è il valore della libertà. Ok, quello che io non avevo in Italia, o okay, che comunque non è un problema dell'Italia, quello era un problema mio che non ero riuscita a costruirmi, era la mia libertà, cioè svegliarmi la mattina e sentirmi senza vincoli, o meglio, tutti abbiamo dei vincoli nella nostra vita, però vincoli che ci scegliamo. La mia non è stata una questione di coraggio, anzi, ci sarebbe voluto più coraggio a rimanere dov'ero e non aver fatto il passo. Lo sapete cos'è il processo di inversione? Quando vuoi fare una cosa, ma hai paura, e allora per darti una spinta pensi al processo di inversione, cioè ma se io questa cosa non la faccio, quali conseguenze pago? E io avevo fatto questo processo di inversione, ho detto beh, pago le conseguenze che non mi muovo da qua, cioè sono qui, questo è, e più o meno non penso che cambierà tanto. Io invece volevo fare un salto. Stare a Phuket, ragazzi, stare a Phuket non è facile, dipende da quello che vuoi tu nella vita, e io ho riscontrato alcune difficoltà, soprattutto per quanto riguarda i visti, e difficoltà economiche, perché non veniamoci a prendere in giro qua, a meno che tu non sia un imprenditore, e anche lì hai un sacco di rischi, non vieni a diventare ricco, cioè insomma, e lo stile di vita ti ci deve adattare, perché comunque non sei in Italia, noi siamo italiani, ci piacciono delle cose e qua non ci sono. Però ci sono anche tante cose belle. Per me fondamentalmente c'è il mare. Il mare mi sta cambiando, il mare mi sta formando, il mare mi sta rimettendo in salute, perché dopo 10 anni di aeroplano ero un po' grassa, brutta, stanca, stressata, avevo male ai piedi. Sono passata dal vivere 12 ore al giorno coi piedi nelle décolleté, il tacco, a scalza e sulle spiagge, scalza in casa perché in Thailandia si sta scalzi, e delle 5 paia di scarpe che mi sono portata, cosa me le sono portata a fare, perché vivo con le Havaianas, che tra l'altro dopo 9 mesi si stanno distruggendo, e quindi dovrò pensare a investire soldi in un nuovo paio di ciabatte. Scherzi a parte, voglio concludere dicendo che il coraggio, se uno vuole espatriare, lo trova. E io sento tante persone che dicono, che mi hanno detto in questi mesi, beata te che vivi a Phuket, beata me. E ho anche sempre sentito tanta gente dire, vorrei essere al tuo posto. Ok, però per essere al mio posto devi passare attraverso qualche step e ponderarti un po' il tuo espatrio. E se c'è un consiglio che voglio dare a chi in questo momento sta dicendo basta, se ce l'ha fatta lei, guardala, posso farcela anch'io, mi fa piacere, però mi permetto di darvi un consiglio, ed è quello di crearvi un piano B. Detto questo, informazione, non ho vloggato fino adesso perché sono stata impegnatissima con l'altra stagione, è stata la mia prima stagione a Phuket, ho dovuto imparare un sacco di cose, svegliarmi tutti i giorni alle 4, andare a dormire tipo morta, stanca morta, e il tempo è, il mio tempo è
era veramente rosicato. In più ho voluto prendere un periodo per me stessa per immagazzinare, e in questo momento finalmente posso comunicare con voi, quindi rimanete in ascolto perché sicuramente usciranno altri vlog. E iscrivetevi al canale, ho intenzione di fare tante cose carine, di non tediarvi solamente con i cazzo di video del motoscafo, e ci vediamo presto, un bacio, ciao!